Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 15, episodio 177, Mio Podcasting. Ciao. Il modello ufologico qualitativo del contatto. E di questo quello che andremo a parlare. Come al solito il link per espandere la bloggata lo trovate in descrizione di questo file. Dunque, che cosa vi posso dire per farla corta e breve? Ecco, mentre i modelli ufologici quantitativi hanno lo scopo di razionalizzare il traffico aereo per la Terra, all'interno di un quadro scientifico, science friendly, per inferire sistemi stellari di partenza, i nidi tecnologici e o le basi aliene di prossimità. Per fare questo ci si avvale di AstroCalc, il modello delle latenze ufologiche, e di Alienware, il modello scientifico di tecnologia aliena delle navi spaziali. Confrontare con blog Paleocontatto la paleofologia reazionale ai suoi modelli ed implicazioni qualitative dall'applicazione di uno dei tre modelli ufologici. Ecco, invece i modelli ufologici o paleofologici qualitativi hanno lo scopo di interpretare e spiegare il significato del contatto alieno esseri umani all'interno della nostra galassia. Ecco, il primo modello ufologico qualitativo è quello del contatto, quello che adesso di cui andremo a parlare. Questo modello cerca di interpretare il contesto delle evidenze ETH, delle evidenze aliene, all'interno di un eco di un impatto socio-tecnologico avvenuto sulla Terra dal 1900 ad oggi. E questo, diciamo, si può dire che questo modello del contatto è stato ragionevolmente dimostrato, adesso poi ne parleremo, vi dirò il perché. Secondo modello qualitativo è di tipo paleofologico, ossia una ratio di lunghissimo periodo, ed è il modello qualitativo Cook-Kardashev, il quale cerca di interpretare tutti i contatti alieni umani che sono avvenuti in un lunghissimo periodo, dal 6000 avanti Cristo ad oggi. Ecco, questo modello qualitativo Cook-Kardashev non è stato ancora pienamente dimostrato ed è un'ipotesi. Andiamo a parlare del modello ufologico qualitativo del contatto. Questo è un estratto da modelli ufologici quantitativi V6.5, pagina 173, che se siete interessati a questi temi il link vi porterà alla mia bloggata sul blog Mio Radar, ma da lì troverete tutta una serie di link per il blog Paleocontatto, quanto per scaricare i PDF in libri paleofologici e ufologici in Creative Commons. Dunque, vi è un robusto sistema di indizi e tracce che tra il 6000 a.C. e il 4100 a.C. degli alieni, probabilmente di razza insettoide Sapiens, e forse anche con alieni Sauri Sapiens, erano già capaci di farsi 17 anni luce tra andata e ritorno, con una tecnologia ben diversa e con una tempistica diversa dagli UFO avvistati oggi. Tra il 6000 a.C. e il 4100 a.C. noi umani all'epoca gironzolavamo nella savana, ci scaccolavamo e ruttavamo, mentre mangiavamo carne di zebra o di gazzella o di bufalo arrostita e mal cotta su un fuoco alimentato a cacca di bufalo. Dopo cena i nostri antichi progenitori erano soliti chiacchierare e scurreggiare davanti al fuoco, cazzeggiando con fango e sassi sulle pareti delle grotte, disegnando bufali, giraffe, leoni, gazzelle e dei, ossia alieni, che gironzolavano in modo sporadico nella savana attorno al 5000 a.C. prendendo campioni. Si considera ad esempio il link del 7 febbraio 2011 della Stampa, le ultime tribù incontaminate mai entrate in contatto con gli europei dal 1492 sino ad oggi. Ecco, questa storia raccontata sulla Stampa del 7 febbraio del 2011 è assai interessante. Parla di una tribù
del Sud America che non è mai entrata in contatto con gli europei, quindi se l'è scampata di tutti i drammi da 1492 con gli spagnoli e quant'altro. Ecco, non è un modello ufologico quantitativo, ma potrebbe essere un modello ufologico qualitativo questa storia. Anche se le distanze cronologiche tra le due culture terrestri, cioè queste diciamo tribù del Sud America e diciamo la cultura umana del tardo XX secolo e primi decenni del XXI secolo, ecco, non sarebbe in scala temporale proporzionale con la distanza tecnologica tra razza umana ed alieni. Tuttavia possiamo considerare i rapporti che potrebbero formarsi tra la cultura A, superiore tecnologicamente, e la cultura B, inferiore tecnologicamente, intesa come la cultura umana amazzonica inerente a quelle pochissime popolazioni appunto che ancora non hanno incontrato l'uomo bianco e non sanno nulla della scoperta dell'America del 1492. Escludendo il rapporto di causa e effetto che lega le due culture dall'essere sullo stesso pianeta Terra e dagli impatti del cambiamento climatico e della sovrappopolazione, quindi immaginando di poter sterilizzare queste implicazioni, ci potremmo chiedere come si porrà nel tempo la cultura A nei rapporti della cultura B e viceversa. La cultura A dell'esistenza della cultura B. Quindi la cultura A sa dell'esistenza della cultura B, ma ha deciso, la cultura A, di starsene alla larga. De facto la cultura A li ignora, anche se forse nel mondo vi saranno vari antropologi che studieranno in remoto la cultura B. Inoltre pare che la cultura A abbia deciso che non contatterà mai la cultura B, portando loro conoscenza, questo al fine di non devastarla con malattie e shock tecnologici. La cultura B non sa dell'esistenza della cultura A, la cultura B non sa dei numerosi progressi tecnologici fatti dalla cultura A. Quando la cultura B è sorvolata da oggetti strani, lancia frecce e lance e ipotizza esistenza di minacce. Non è escluso che la cultura B possa anche sviluppare culti del cargo di fronte agli sporadici contatti con antropologi dall'area con la cultura A. Cosa potrebbe accadere in prospettiva? Ecco, potremmo supporre queste due dinamiche. 1. Se la cultura A manterrà la sua decisione, allora la cultura B non avrà nessun contatto con la cultura A. Questo escludendo la variabile deforestazione, cambiamento climatico, appunto dal fatto che le due culture sono sullo stesso pianeta Terra. B. Seconda ipotesi. Se e quando la cultura B appunto si accorgerà dell'esistenza della cultura A, allora la cultura A si accorgerà che la cultura B si sarà accorta dell'esistenza della cultura A e forse a quel punto la cultura A potrebbe optare per un cauto diretto contatto inviando pochi visitatori per minimizzare i rischi sanitari e shock tecnologici di vario tipo. Ecco, io rifletterei su questo modello qualitativo che anche se non è in scala temporale potrebbe essere una chiave logica assai interessante. Ora, quali sono gli elementi che dimostrano che appunto questo modello qualitativo, modello ufologico qualitativo del contatto, lo possiamo ritenere dimostrato considerando l'esistenza di questa, appunto, considerando le evidenze e tracce socio-tecnologiche di natura ETH fuori contesto storico rintracciabili nella cultura umana datata con T maggiore del 1900, con una serie di presenze di artefatti tecnologici ETH in luoghi vicini e o interni al pianeta Terra. E qui vi rinvio appunto a questa bloggata dove sarete catapultati, se vi interessa, al link successivo: evidenze di visite ETH sulla Terra e impatti socio-tecnologici ETH recenti nella cultura umana. Dunque, che cos'altro vi posso dire? Ecco, ci sono poi anche, ovviamente, quello per quello che è possibile capire, anche fotografie di Marte della NASA ESA di JPL, dove è possibile rintracciare una serie di tracce di indizi di anomalie riconducibili ad artefatti artificiali. Queste evidenze, stando a quanto si vede dalle fotografie, dato che nessuno può prendere la macchina e andare su Marte a controllare con la propria macchina fotografica di persona, quindi ci dobbiamo fidare di quello che si vede da queste fotografie.
che possono eventualmente essere anche manipolate in digitale senza lasciare traccia, perché il processo digitale è già un processo lossy, ma soprattutto viene nella fase di elaborazione, viene fatto a monte, e a valle non c'è modo di sapere niente di quello che accade a monte. Comunque, a prescindere dalle fotografie, gli elementi più importanti sono appunto gli impatti socio-tecnologici, che se siete interessati li potete trovare anche in questa playlist oppure linkati in questa bloggata. Appunto, evidenze di visite ETH sulla Terra, impatti socio-tecnologici ETH recenti nella cultura umana. Adesso in questa bloggata non ve ne voglio parlare, perché qui si parlava solo esclusivamente del modello ufologico qualitativo del contatto, che è costruito per analogia su una scoperta antropologica che è stata effettuata in Amazzonia intorno al 2011, e uscito poi uscì nel febbraio del 2011 sulla stampa un articolo di alcune tribù incontaminate del Sud America che non avevano mai incontrato l'uomo bianco e non sapevano niente della scoperta dell'America di Colombo del 1492. Ok, questo è più o meno tutto. Se volete andare a espandere questi temi ufologici e paleoufologici, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.